Beh, mi ha fatto un grandissimo piacere, voglio ringraziare la Presidente Colleiro Preghe, il Primo Ministro Buscat e tutto il governo maltese, perché mi ha fatto veramente piacere questo segno di amicizia e di riconoscimento nel lavoro che ho fatto negli anni del governo Renzi per rafforzare l'amicizia già molto forte tra Italia e Malta. Senza un briciolo di dubbio, Malta e l'Italia sono vicini non solo geograficamente ma anche per questione di problemi che i nostri due paesi affacciamo. Quanto lei creda che la presidenza dell'Unione Europea, anche come l'Italia e Malta sono partner in questi problemi comuni, quanto lei creda che la presidenza europea che sarà ospitata a Malta sarà effettiva? Ma io ho grande fiducia e grandi aspettative nei confronti della presidenza maltese. È vero quello che lei diceva, che abbiamo problemi e sfide comuni tra Italia e Malta, ed è vero anche che in questi tre anni la nostra cooperazione, grazie al lavoro di Joseph Muscat e di Matteo Renzi innanzitutto e grazie al lavoro degli altri membri del governo italiano e maltese, la cooperazione si è ancora di più rafforzata, e la presidenza maltese arriva in un momento molto 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 importante per l'Europa. Primo perché è un'Europa della crisi, è un'Europa che deve uscire da vari tipi di crisi, dalla crisi economica, dalla crisi sociale, dalla crisi degli immigrati, e anche perché Malta avrà la presidenza nel momento in cui si devono decidere dei negoziati molto importanti. Penso alla riforma delle regole sul diritto d'asilo europeo, penso all'attuazione della nuova strategia tra Europa e Africa, sempre in materia di immigrazione, penso al rilancio del processo di integrazione europea su cui dovremo lavorare in occasione del 25 marzo del 2017, cioè il giorno in cui ricorderemo il Trattato di Roma, il trattato fondatore della Unione Europea, e nel momento in cui io spero che i leader europei, sotto la spinta di Joseph Muscat, vorranno anche rilanciare il processo di integrazione politica europea. Insomma, sono dei temi molto importanti e ci sono dei negoziati che saranno molto complessi, e noi abbiamo molta fiducia sulle capacità di mediazione del governo maltese nella sua qualità di presidente di turno del Consiglio dell'Unione Europea. Sì, lei ha menzionato anche il nostro premier Muscat, che è consapevole, no, delle istituzioni europee. Quando lei creda che questo può influenzare per avere una presidenza più effettiva? Ma Joseph Muscat è un giovane leader molto apprezzato, devo dire, nel Consiglio Europeo tra i suoi colleghi. Io Consiglio Europeo ne ho visti tanti, perché ho sempre accompagnato Matteo Renzi, ma prima ho collaborato con Romano Prodi, con Barroso, e quindi ho visto tanti vertici europei nella mia esperienza, e devo dire che Muscat è uno dei leader che è risultato decisivo in alcuni negoziati ed è molto rispettato, perché voi sapete l'influenza e il rispetto di un primo ministro non dipendono in realtà dalla grandezza del paese, ma dipendono dalla credibilità che un primo ministro si costruisce vertice dopo vertice, negoziato dopo negoziato. E io credo che questa credibilità che Joseph Muscat si è costruito sarà molto utile, molto importante per Malta, perché mi aspetto che alcuni negoziati difficili, penso appunto all'immigrazione, saliranno fino al livello dei leader, saliranno fino al livello del Consiglio europeo, dei vertici europei, dei primi ministri, dei presidenti, e lì è certamente il ruolo del presidente di turno, e quindi nel caso del prossimo semestre del primo ministro Muscat, sarà molto importante. Onorevole Gozi, grazie veramente per questa intervista. Buona serata a lei. Grazie a voi e grazie di nuovo a Malta per l'onorificenza che mi ha voluto dare. Grazie.